Buongiornissimo a tutti. Sono riuscito a dare da bere alle piante, ma ovviamente anche oggi purtroppo l'ho fatto la sera e non la mattina, e quindi speriamo che non si brucino, mannaggia a me. Speriamo che non si brucino. Stamattina mi sono svegliato alle 6 perché dovevo controllare che i flussi, che i codici fossero funzionati, e fortunatamente sono andati, ma comunque mi sono dovuto svegliare molto presto. Quindi sono, come potete immaginare, leggermente stanchino, un leggero sentore, diciamolo così. Un leggerissimo sentore. E niente, mercoledì, siamo a metà settimana. Stasera avrò una riunione con il capo, giusto per vedere come sono andati gli obiettivi che ci siamo posti, insomma, questi mesi e quant'altro. Mi darà qualche notizia su come va nel periodo di prove e quant'altro. Sapete, da lì dipendono tantissime cose per me, quindi di conseguenza spero che vada tutto bene. Spero che il capo sia felice, così non ci si può neanche lamentare più di tanto. Questo è l'obiettivo. Ieri non sono andato in palestra, mi sono sentito, cioè, insomma, è stato brutto, è stato parecchio brutto. Oggi potrebbe essere la giornata giusta per andare, effettivamente. Oggi si potrebbe anche. Non so, devo organizzarmi, ragazzi, ho un po' di cose da fare, purtroppo il tempo a disposizione è sempre lo stesso, e quindi potrebbe andare meglio, diciamo, potrebbe andare molto meglio. Ho visto poco fa, non c'è troppo traffico per andare, mi dava 20 minuti al posto dei 25-30 che ci sono stati negli ultimi due giorni, quindi bene, però comunque sono partito un pelo in ritardo, come ormai spesso succede, mannaggia me. Grazie, questo qua ha rallentato per me, grazie che sono spuntati i lavori all'ultimo secondo. Fine cantiere, dai, adesso superiamo, via, sparite, adesso devo rientrare, però mannaggia. Vabbè ragazzi, comunque questa è la situazione, molto tranquilla, oggi niente pizza, andiamo al ristorante, quindi almeno ho l'occasione di mangiarmi le verdurine, oggi a colazione due pesco d'albicocca, lo yogurt alla frutta e succo d'albicocca, che oramai il succo è necessario perché ti dà... Cioè, io sono sempre stato abituato a farmi la spremuta la mattina, ad essere sincero. E il succo è un po' un compromesso, no? Non è la stessa cosa, chiaramente. Non è buono tanto quanto. È un compromesso. Però, che compromesso? Cioè, ti dà quella sprinta la mattina, quei zuccherini e quant'altro, che sono buoni. Sono buoni, va bene ragazzi. Noi ci aggiorniamo dopo, dai. Adesso musichetta al solito. Finito il lavoro, siamo arrivati un secondo in città perché, oddio, dicevo, perché la Nasti, la mia amica, si è appena laureata e non siamo riusciti ad andare alla proclamazione, però adesso un piccolo, diciamo, aperitivo di gruppo ci sta, almeno un'oretta, e quindi niente, adesso vado dalle altre e spero che sia sbronza, presumo che sia sbronza già ora. Allora, cosa prevede qua? Dicevi carpaccio? Carpaccio di girello di vitello, mm-hmm, con dell'olio della Lessinia. Certo. No, devi rifarla. Non so dove sia poi. Campagnolo. Negrane e Grissini. Ah, ok, fantastico. Negrane. Fantastico. Negrane. Strada dei Monti. Allora ragazzi, io sono qualche minuto che parlo praticamente a vuoto perché non stavo neanche registrando, mannaggia me. Comunque sono in questo piccolo evento dove ci sono queste ragazze che parlano davanti a queste opere. Non ho capito bene di cosa tratta, però penso sia lo sponsor. Io sono entrato qua, ho visto che c'era da bere, da mangiare, tutto offerto. Ho detto vabbè, senti che faccio, non ne approfitto. E quindi mi trovo qua, stiamo aspettando che arrivi Anastasia, e però sono un pochino in ritardo rispetto al solito, quindi anzi di un'ora sono in ritardo, quindi per ora me la sto con gente che ho trovato qua completamente a caso,
e qualcuno lo conoscevo, quindi da cosa nasce cosa. Tutto questo, come sempre, c'è anche da fare un pochino di networking, perché ho appena conosciuto un paio di un'agenzia immobiliare che mi ha chiesto se potrei andare a fare video, e tutto questo, questo sabato devo andare a fare video per un'altra agenzia immobiliare. Ah, e spero mi sentiate perché sto parlando, ma c'è abbastanza casino qua, quindi boh, speriamo bene. E quindi questo sabato devo fare questo lavoro, poi vediamo, e adesso mi vado a fare un altro bicchiere di vino. Oh, dove sei? Dicevo, ora vado a farmi un altro bicchiere di vino e mangiamoci il carpaccio, va. Come ci sentiamo dopo 10 ore di laurea? Bacca laurea! Allora, adesso sono... mi sono appena risvegliata e devo ancora capire che sono a questo mondo. Cosa sta succedendo? Intanto bevo. Cin cin. Tutti cin cin. E poi cin cin. No, io passo. Facciamo... Ma è uscito il microfono. No, è un vero microfono. Vuoi dire qualcosa riguardo alla giornata di laurea? Houston, siamo in linea di Houston, pronto? Non risponde, secondo me non funziona. Non funziona. Houston, siamo sull'astronave, pronto? La facol. Dottoressa Fuco de Vaffa. Questo è l'entusiasmo giusto per... È vero, più o meno si cerca di iniziare. Comunque ti voglio bene, sono felicissima di stare qua con te oggi. Ci rivedremo tra 15 anni, ci riascolteremo. Ciao. Allora, ce lo facciamo un cin cin, Nasti, finalmente io finito. Ho finito il non vino. Avete visto il video stamattina? Comunque. No. Il telefono ce l'ho in mano, ma è come se non ce l'avessi, non lo cago. È piaciuto il video che hai fatto della tua tesi? Ce lo siamo guardati tutti insieme dopo, sì. E durante l'esame purtroppo non c'era il tempo per visionarlo, e pazienza, però... E stasera ti vuoi spaccare? No, molto easy peasy. Serata finita, ragazzi, mezzanotte meno 10, e noi adesso andiamo a letto. Ho deciso che mi taglio i capelli sabato mattina, ci do una spuntata, insomma sono troppo lunghi, voglio un taglio un pochino più estivo, che mi dia più voglia di vivere. Comunque, noi ragazzi ci vediamo domani, come al solito, mi piace, commento tattico e... notification, ragazzi, attivate la campanella, le notifiche, numerosi. Noi ci vediamo domani, come ho già detto, sono stanco, ho bisogno di dormire. Ciao, siamo già a metà settimana, mamma mia come vola il tempo.